Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli, sorelle, tutti coloro che ci seguono da casa, pregano con noi questa sera, in particolare un caro saluto a tutti gli ammalati, le persone sole, i carcerati. A tutti voi un augurio di pace e serenità. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, il giorno della tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur ha visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede, che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura quest'oggi, perché nessuno di voi si ostini sedotto dal peccato. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come al giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nella mia ira, non entreranno nel luogo del mio riposo. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattia e infermità nel popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel Vangelo di quest'oggi troviamo l'incontro di un lebbroso con Gesù. Al tempo di Gesù la condizione dei lebbrosi era pessima. Dovevano, oltre alla loro malattia, dovevano stare al di fuori dei centri abitati, degli accampamenti, delle città, vivere nel deserto isolati, completamente isolati, e se incontravano per caso qualcuno dovevano gridare lebbroso, lebbroso, oppure suonare un campanaccio, comunque sia fare in modo di non incontrare nessuno. Queste erano norme anche per evitare vari contagi o per norme di purità. Questo lebbroso probabilmente sente parlare di Gesù, sente dire che può essere il Messia e fa un grandissimo atto di fede. Disubbidisce alle norme, si avvicina a Gesù, lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Una preghiera semplice, asciutta, fatta in ginocchio, proprio un atto liturgico. In ginocchio si mette davanti al Signore. Oltre a queste norme, la vita del lebbroso è terribile, perché l'isolamento lo mette in condizione di non relazione con il prossimo, con gli altri. E la non relazione col prossimo è proprio la vita del non amore. La piena non relazione è la vita di morte, la vita di non relazione con Dio e con il prossimo, è una vita tremenda. Il lebbroso, pur essendo vivo, vede le sue carni marcire, vede la sua carne diventare putrida, vede i brandelli della sua pelle cadere a terra. Tremendo, tremendo. Questa è anche la condizione dell'uomo che vive nel peccato. L'anima che vive nel peccato sembra l'uomo vivo, ma in realtà dentro di lui ha la morte. È una condizione tremenda, tale quale vedere le carni imputridire e marcire. Sottolineo questo aspetto per renderci conto di quanto è brutto vivere nel peccato. Ma non è una condizione che, grazie a Gesù, non è l'ultima parola. Se ci accorgiamo di vivere così, di essere in questo stato di impurità, se la nostra anima non siamo sicuri che sia in uno stato di vita piena, come il lebbroso, supplichiamo in ginocchio il Signore, Lui ci può guarire, ci può purificare. Quando lo supplichiamo in ginocchio? Nel confessionale. Gli chiediamo di toccarci, di guarirci e di renderci di nuovamente puri.
nuovamente la nostra vita. Se in quel momento cadiamo nel peccato è una vita di morte, ci dona il Signore nel sacramento della confessione la possibilità di una vita di nuovo piena in relazione con Dio, in relazione con l'amore e la capacità di essere veramente in relazione col nostro prossimo. Possiamo veramente amare il nostro prossimo a pieno come Dio vuole se chiediamo a Dio di renderci puri, di renderci capaci di questo. Questa è una cosa grandissima, tanto quanto la guarigione del corpo. La guarigione dello spirito ancora di più, è per l'eternità. Se la guarigione del corpo del lebroso permette al lebroso di ritornare in comunione con gli altri e di ritornare nella propria città, la guarigione dell'anima ci dona la capacità e la possibilità di entrare nella città di Dio, nella città celeste, nel paradiso, in un regno di amore che non avrà mai fine. Il Signore vuole questo: se vuoi puoi guarirmi. Il lebroso fa leva sulla volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Che siamo puri, che siamo salvi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti sia gradita, o Signore, l'offerta del tuo popolo. Santifica la nostra vita e ottenga ciò che con fiducia ti chiediamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria.
Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Dio onnipotente, che ci nutri con i tuoi sacramenti, donaci di servirti degnamente con una vita santa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Recitiamo ora insieme la preghiera a Gesù Bambino, che si recita ogni giorno in questo santuario. Offriamola anche per le vocazioni di questi seminaristi, per il loro cammino. O Santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa immagine, e ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo divin cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alla loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sulle famiglie per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia, su quanti stretti dal dolore e dalla miseria invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto. Stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero. E conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.